Eccolo qua. È un segno del destino. È sempre più buono quello crudo. Cioè i pesci facevano il brodetto con dentro i pescatori più grassi. È il contrapasso questo qua. Ma com'è il profumo della spruzzata poi? Beh, non so se lo vuoi sapere veramente. Poi dipende di chi è la spruzzata. Bravo. Ti saluta Sara Blasco. No, Sara, Saretta. We Won't Run, Sara Blasco, che come dicevo vi saluta tantissimo, ricordando di quando andavate in vacanza insieme in montagna, non mi ricordo più se a Foppolo o a quelle parti. A Montecampione. A Montecampione, sì, sì. Bravo, vicino a Bergamo. Trovavamo lì sempre da quelle parti. Beh, era tanti anni fa ormai, e poi Sara, insomma, mi pare che ognuno abbia intrapreso la sua strada, strada molto brava. Io mi ricordo che lei prendeva la pista nera cantando. Sì, sì. Si sentiva un po' di collisioni, però lì ho capito che era una ragazza di carattere. Io ero ancora Sara Casco, poi dopo è migliorata ed è diventata Sara Blasco. Il momento dei messaggi, un po' di messaggi che sono arrivati. Un po' di messaggi che sono arrivati. Saluto per esempio un ascoltatore che si firma Dane, che dice: ciao ragazzi, sono il Dane from Varese. Sto tornando a Cittadella, partito appunto da Varese. Ciao, sì. Dane. Cosa faccio? Passo di lì a dire una freddura bruttina inventata da me o vado via dritto verso il vento? Vai via dritto. Vai. Vento. Però mandaci un messaggio con la freddura. Che esatto. Noi dopo diffonderemo. Mi piace per lo spirito. Un po' di auguri? Un po' di auguri perché c'è una compagine che brilla per agguerritezza. Una compagine di fans di Elio Le Storie Tesi, per baldanza, per pervicacia e per avvenenza. E si tratta delle fave pugliesi, che sono una sorta di zona VIP. È una verdura, quindi un vegetale, insomma, le fave pugliesi. Sì, nel senso che sono delle patate, però non in questa accezione. E loro, come tutti noi, ogni tanto compiono gli anni, in genere con scadenza annuale. Sì. E quest'oggi si dice che fava vecchia fa buon brodo. Ben detto. Diventa ancora più vecchia. E ancora più vecchia, ma relativamente, nel senso che comunque è sempre giovane. È sempre teen. Valentina, fava pugliese, a cui gli Elio Le Storie Tesi sono vicendevolmente affezionati. Tanti auguri. Auguri Valentina. E volevo regalare come Omar, come mio regalo personale, l'imitazione di Timbaland. Che certo. Non prego, prego, prego. Posso andare? Vai. Ho bisogno di farla su bianco, però. Ok, esatto. Ok, grazie. È finito. Sì, è Timbala quando fai featuring, lui ci mette sempre. Così. Quindi quando volete mettete. Saluto Silvia in qualità di rappresentante della categoria di quelli che ci ascoltano mentre stanno anche lavorando. Lei sta fotoritoccando panettoni in questo momento. Che bella attività. Si porta avanti per il prossimo Natale. Che bella attività, ma che bell'ospite anche della prossima puntata di DJ Chiama Italia. Fotoritoccatrice di panettoni. E poi un saluto a Marta che ci tiene a ricordarci che oggi lei e suo marito, che si chiama Gael, sono sposati da 9 giorni e vorrebbero appunto ricevere da noi un in bocca al lupo per il resto di questa vita. Certo, che almeno per altri altrettanti giorni. Bene Linus, ciao. Goccino? Arrivederci. Goccino. Come lo vuoi? Non è ancora finito? Col ghiaccio? Ne abbiamo ancora per un po'. No. C'è ancora mezz'ora. Devo uscire un attimo Linus, scusami. Lo vuoi freddo o lo vuoi caldo? Sono indisposto. Ma sono dai! Ma io adesso avrei bisogno di pubblicità. Abbiamo pubblicità? Sì, un po' sì. Cordialmente! Per Melania. Caro, scusami, stasera no, mal di testa. Dice, che c'entra, mica te lo devo mettere in destra. Si chiamano Paramore, la canzone era The Only Exception. Questa è Radio DJ, il programma si chiamava fino a pochi istanti fa Cordialmente Agile e Tranquillo. Siamo in quella zona d'ombra in cui il nome potrebbe diventare qualunque. Tra un po' cambia e potremmo passare No, siamo già passati. Me l'hanno detto i tecnici. Non sono accorto. Mi sento come un anziano che non è stato capace di gestire questo passaggio. Di gestire il lui invece è facile, basta infilare la scart nel buco. C'è già stato lo switchover e anzi, se non vi siete accorti di niente, è perché il vostro apparecchio era già predisposto a vostra insaputa. Scusa, ti chiedo, faccio fare quello che fa Faso abitualmente, sì, ma stasera apro io, quindi puoi andare tu a aprire. A me mi piace il cazzo. Hai cambiato il titolo ufficialmente, grazie ragazze. Bene. E volevo comunicare a quelli che come me sono fans di Nina Zilli, perché Nina Zilli è brava ma è anche molto patata, che se volete intravedere le sise. Però è più alta di te, mi dispiace. Come? È più alta di te, quindi non hai nessuna speranza. È più alta di me, porca miseria, ma io metto il tacchetto quello interno dello stivaletto Bertulli come Berlusconi. Allora voglio dire a tutti che se volete solo intravedere, non voglio promettere più di quanto poi si possa mantenere, volete intravedere le
Assise di Nina Zilli, andate a cercare sull'internet le famose Nina Zizze. Bravo, le Nina Zizze. Andate a c'è cercare la webcam Zilli, no? C'è la Zilli webcam. La webcam Assise Zilli. Zilli. Dunque sono le foto apparse su Max, però si intravedono le Assise. Oh, good to know. Ma io ho saputo da un appassionato di Bruce Springsteen che la madre di Bruce Springsteen in realtà è genovese e si chiama una roba tipo Zirilli. Sì, certo. Beh, quando ha suonato a San Siro qualche anni fa, prima che lo mettessero in galera o quasi per il volume, c'era anche la mamma, la zia, la sua. Ha invitato tutti sul palco. Un po' di parenti italiani presenti. E ma è il momento di. Volevo dire che io sapevo, no, solo questa piccola annotazione, che quando è arrivata la polizia per arrestarlo, è arrivata la madre genovese, ha fatto intravedere le Assise e si sono tutti calmati. Va ora in onda Giappone, Giappone, chi sei veramente? Interrogativi irrisolti e notizie inaspettate della nazione più simile al Giappone di tutta l'Asia. Tipo? Conduce Moletta di Pasovale. C'est moi, eccomi qua. Cominciamo con questa. Alcuni non sanno che diversi cibi giapponesi che crediamo tipicamente italiani sono in realtà giapponesi. Giapponesi? Nipponici. Per esempio lo tsobuko. Oppure il tiramisu. Oppure il pesci. Addirittura molti giapponesi, quando degustano una pietanza, dicono che buon sapporo. La stessa pizza, orgoglio della cucina napoletana, altro non è che la classica zuppa di tofu rivista in chiave partenopea, con la pasta di farina di frumento al posto del brodo e la pummarola al posto delle alghe. Per il resto è identica. Tutto loro hanno inventato adesso. Anche peggio le cinesi che cinesi hanno inventato i giapponesi. Giappone, terra di contraddizioni. In Giappone ci si può sposare fra consanguinei a patto di avere un buon carattere per affrontare le difficoltà del caso. Giudizio della gente, condanna sociale, figli con due nasi, eccetera, eccetera, eccetera. Ferrovie giapponesi nella bufera avevano fatto credere che il treno super veloce Shinkansen collegasse Tokyo e Kyoto, distanti 500 km in 2 ore e mezza, viaggiando a 290 km orari. In realtà si è scoperto che il tempo impiegato è sì di 2 ore e mezza, ma le due città distano soltanto 142 km. E quindi? L'impressione di velocità è data dalla suggestione ingenerata dai Max Media. Sì, esatto. Che saluto. Esatto, saluto anche il treno Shinkansen. Com'era? Com'è? Shinkansen. Vorrei salutare, Lino, scusa, il conduttore di treno, di cui non posso fare il nome perché altrimenti lo cacciano, che ci ha fatto entrare a risaputa di tutti là dove non si potrebbe andare, e ho viaggiato per qualche attimo a 300 all'ora. Olla. Con la ferrovia di fronte a me è un incubo. Ciao piloti di treni velocissimi, pressione. Siete coraggiosi. Bene. Fa veramente impressione. Lo scrittore giapponese Satoshi Yoshida ha pubblicato nel 2002 I ponti di Naoshima, un libro bestseller tradotto in tutto il mondo e contiene una sola parola, a parte il titolo. Ci ho messo 15 anni a scegliere la parola, ha dichiarato Yoshida, ma 4 milioni di copie vendute mi danno ragione. Per la cronaca, la parola è binarietti. I diritti del libro sono stati acquistati dalla Paramount, che ne farà un film con Michael Caine che interpreterà proprio la parola binarietti. Che bello! Quindi bravo il letterato che ha scelto la parola giusta. In Giappone sono così diffuse le auto giapponesi che sono sorte qua e là delle vere e proprie fabbriche. Sì. I teenagers di Tokyo impazziscono per la band dei Magdeburgo Hotel, perché c'è questa corrispondenza di amorosi sensi, no? Sono gemellati Tokyo e Magdeburgo. A proposito, vi capita mai quando arrivate nei posti dove c'è scritto gemellato con, certo, in genere una città o spagnola o francese, vi capita mai di pensare che i francesi, se sapessero che il posto a cui sono gemellati ma dovrebbe essere reciproca la cosa, dovrebbe. La proverbiale giapponesità dei giapponesi è messa a dura prova da una recente discussa legge atta a promuovere il turismo spagnuolo, che impone ai giapponesi di fingere di non conoscere il giapponese e parlare invece un fluente spagnuolo. Siccome tantissimi giapponesi non sono in grado di parlare spagnuolo, vanno per la maggiore degli interpreti di spagnuolo a soldati per parlare spagnuolo al posto di chi non è capace e si finge invece sordomuto. Va da sé che con una tale richiesta di spagnuolo, chi sa bene lo spagnuolo fa il bello e cattivo tempo e spesso ci specula, e chi ci rimane inculato alla fine è sempre il cittadino. Lanciamo un sondaggio per la prossima settimana, si dice spagnoletta o spagnuoletta? Interessante. Nel frattempo questa canzone può sembrare One of These Nights degli Eagles nella versione normale, in realtà questo è un remix fatto da Timbaland, lo si capisce perché in alcuni punti fa sentite bene? Visto? Tutto bene.